Benvenuti, buona giornata a tutti in questo appuntamento con WISP. Ospite Sara Baldizzone, responsabile comunicazione appunto di WISP Genova e consigliere regionale della Liguria. Benvenuta. Buongiorno a tutti, ciao Giovanni. Allora, abbiamo tante storie da raccontarvi, tanti eventi da presentare, qualcuno da rivisitare. Allora, cominciamo con quello che è successo qualche giorno fa, parlando della 3-4-Tier Trail Race 2015 che si è svolta di Arenzano, che ha aperto ufficialmente il circuito WISP di tre anni del 2015, giusto? Esattamente, grande successo per questa edizione zero del 3-4 Team Trail Race organizzato da Emozioni Sport Team, che ringraziamo proprio per il grosso lavoro fatto anche con un po' di maltempo e quindi a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. E il 3-4 Team Trail Race di Arenzano della scorsa domenica, che ha coinvolto quasi 400 atleti per una formula innovativa che vedeva appunto gli atleti, qui vediamo le immagini della partenza, correre, dover correre insieme per, in gruppi da tre, quindi la classifica valida solo se tutti e tre partivano, correvano insieme e giungevano al traguardo insieme. Guarda, sono un po' tremolanti, non perché qualcuno avesse la mano, ma perché sono gli stessi atleti che hanno fatto. Ringraziamo davvero Paolo Paiotto e Giovanni Valle, che con questo contributo di immagini live e impresa diretta hanno proprio raccontato quello che è stato questo trail di 19 chilometri che dal centro di Arenzano poi ha attraversato tutti i bellissimi sentieri, vediamo qua, del Geopark del Begua, e ogni volta che li rivediamo possiamo proprio dire quanto sia bella la nostra Liguria. Fantastico, veramente. E noi come WISP, con questo circuito di trail run del 2015 che è stato studiato insieme a tutte le nostre associazioni sportive, vogliamo proprio ancora di più dare risalto al nostro entroterra, alla nostra Liguria, perché davvero rappresenta una palestra a cielo aperto. E vediamo qua che appunto il circuito ha attraversato anche fiumi, i corridori hanno dovuto attraversare proprio i fiumi, immagini bellissime, e grazie anche al lavoro di Emozioni Team e del suo staff, tutto il circuito in sicurezza. E quindi diciamo che è stato un bel inizio per il circuito 2015 di trail running, che farà tappa poi domenica prossima a Lavagna con il Marina Trail, ed è un circuito che si concluderà soltanto a dicembre dopo 20 tappe, quindi grande lavoro da parte ovviamente della nostra Lega Atletica Leggera, ma soprattutto grazie alla collaborazione di tante associazioni sportive, appunto Emozioni Sport Team, penso alla C-Sport Gym qua a Genova, ma comunque associazioni da tutta la Liguria, proprio davvero un circuito regionale targato WISP. Guarda, queste immagini non si stancano mai di essere viste, veramente, davvero uno spot anche per la regione può essere, questo sport e turismo vanno d'accordo e voi del WISP sottolineate spesso questo aspetto. Ora però c'è un'altra iniziativa, un tuffo nella salute, già mi piace molto questo titolo che si terrà, è un'iniziativa importante dal titolo La prevenzione cardiovascolare mediante corretti stili di vita, come se mai ne abbiamo bisogno, il programma giovedì 26, venerdì 27 febbraio, rispettivamente la piscina e Delfini di Praga, conosciamo molto bene la piscina del Lago Frigoi di Bordo, è vero? Esatto Giovanni, ne abbiamo parlato anche qui con Tiziano, certo. Pesce, il nostro presidente regionale, insieme a te abbiamo presentato questo nuovo progetto, un tuffo nella salute appunto, che è promosso da WISP Liguria, Regione Liguria, fortemente voluto dagli assessori Claudio Montaldo alla salute e l'assessore alla regione e allo sport Matteo Rossi, che saranno presenti domani, giovedì 26 febbraio, alla piscina dei Delfini di Pra e il giorno dopo, sempre alla stessa ora alle ore 9, al Lago Frigoi, per incontrare gli oltre 100 over 60 che sono stati coinvolti in questo progetto. Vediamo qua Cristiano Novelli, sono queste le prime attività in piscina di questi over 60 che sono appunto seguiti da istruttori sportivi qualificati. E le due piscine coinvolte sono appunto i Delfini di Pra, dove domani ci sarà questo primo incontro dal titolo appunto La prevenzione vascolare mediante corretti stili di vita, e questi due incontri sono proprio il modo per i due assessori per incontrare e salutare tutti gli over 60 che faranno attività in piscina per 6 mesi, ma comunque sono incontri aperti a tutti proprio sul tema della prevenzione cardiovascolare mediante corretti stili di vita.
vita. Quindi una prima edizione del Tufo della Salute che ha avuto da subito grande successo, e grazie poi ai due assessori sono riusciti inizialmente il numero di 100 ad aumentare a 135, i cittadini che fanno attività in piscina seguiti da tutto lo staff medico, quindi con una visita iniziale, visita poi durante l'attività e poi una visita finale per valutare i benefici, e quindi questi due appuntamenti rientrano ampiamente in questa prima edizione del Tufo nella Salute. Beh, questo è molto importante, anche qui bellissime immagini, sì. E poi domani invece al liceo Lanfranconi di Genova dobbiamo fare un recupero, perché abbiamo recuperato il derby, esatto. Dobbiamo recuperare noi una bellissima iniziativa, il Calciastorie, esatto. Storie di integrazione dal profondo del calcio, presenti anche le telecamere di Primo Canale, saremo presenti per documentarvi tutto questo, a partire dalle ore 10 domani, appunto, presenti anche un calciatore del Genova della Sampdoria, deve essere Muñoz, esatto. De Maio. Quindi un altro derby, Genova e Sampdoria scenderanno in campo questa volta con noi De Luis e con la Lega Calcio Serie A, perché domani al liceo Lanfranconi di Sestri Ponente, e appunto De Maio e Muñoz incontreranno gli studenti. Questo incontro fa parte del nuovo progetto promosso appunto da WISP e Lega Calcio Serie A, il Calciastorie. Vediamo qui le immagini che si sono del progetto che si svolge in altre 15 città, qui per esempio siamo a Palermo, e nello specifico le azioni del progetto sono già partite con incontri che hanno coinvolto appunto gli studenti del liceo Lanfranconi, e il progetto vuole mirare a ridurre i comportamenti diciamo xenofobi e razzisti nel calcio attraverso il recupero della memoria e soprattutto attraverso il coinvolgimento diretto di giocatori che possano portare esempi positivi. Per questo il coinvolgimento di Genoa e Sampdoria, che hanno aderito da subito all'iniziativa, è fondamentale. Domani sicuramente per i ragazzi De Maio e Muñoz sarà un incontro da ricordare, saranno presenti i dirigenti della Lega Serie A, il nostro responsabile del progetto locale, quindi Tommaso Ricci, Tiziano Pesce, e soprattutto verrà diciamo proiettato il video realizzato da Sky dallo scudetto ad Auschwitz di Matteo Marani, dello scrittore Matteo, certo. Marani, che sarà presente domani. Beh, quindi poi sicuramente importante, le azioni di Calciastorie, quindi gli incontri, i laboratori anche con i calciatori, anche della primavera delle due squadre, proseguirà a fine stagione, quindi vi terremo aggiornati anche sul Calciastorie. Assolutamente. Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo del concorso nazionale di coreografie variazioni, vediamo il servizio. Si stanno per accendere i riflettori anche quest'anno su uno degli appuntamenti più importanti dell'intera stagione sportiva della Lega Danza WISP in Liguria. Sabato 21 marzo, infatti, nella splendida location della sala maestrale dell'Auditorium Congressi del Porto Antico di Genova, andrà in scena la 10ª edizione del concorso nazionale di coreografia Variazioni, promosso ed organizzato dal Comitato WISP di Genova in collaborazione col Comitato regionale. Un compleanno importante per un concorso che attira ogni anno non solo le numerosissime scuole di danza della Liguria, ma anche tante realtà da fuori regione e che nel 2015 si Nova. Con la disciplina dell'hip hop, a cui l'WISP ha dedicato con successo un contest dedicato in occasione di Gioca Gin, la 10ª edizione di Variazioni si apre quest'anno anche al genere danza fantasia. Oltre ai generi classico neoclassico, moderno e contemporaneo, sempre nelle categorie baby, juniores e seniores, le scuole partecipanti avranno così la possibilità di scrivere coreografie libere, per certi versi innovative. Così come previsto infatti dal regolamento ufficiale, sul palcoscenico della sala maestrale potranno esibirsi coreografie di danze popolari, danze di carattere, danze etniche, non vincolate quindi da uno stile, con possibilità di contaminazione di generi diversi. Come da tradizione inoltre del concorso, sarà una giuria di assoluto valore ad esprimere il giudizio sulle centinaia di performance che si alterneranno sul palco ed ad assegnare borse di studio e menzioni speciali ai ballerini più meritevoli. Chiara Borghi e Roberta Fontana, coreografe, ballerine ed insegnante di fama nazionale, le due giurate del concorso 2015 che si svolgerà con due spettacoli in programma, uno pomeridiano ed uno serale. Tutte le informazioni e i dettagli anche per il servizio biglietteria sul sito www.wisp.it/. Eh sì, perché parliamo un secondo ancora dopo questo servizio anche per aiutare chi magari vuole acquistare i biglietti, vedere questi spettacoli, perché è sicuramente un'iniziativa spettacolare. Assolutamente, nella splendida location della sala maestrale del Porto Antico diamo appuntamento a tutti sabato 21 marzo per la 10ª edizione di questo concorso nazionale di coreografia, appunto Variazioni. Quest'anno, come abbiamo sentito nel servizio, si rinnova con il genere danza fantasia, e oltre al servizio di biglietteria che sarà aperto per l'intera durata
durata degli spettacoli, quindi a partire più o meno dalle ore 13. Ovviamente noi facciamo tutto un servizio di prevendita che inizierà ad inizio marzo, le nostre scuole sono già informate, quindi manderanno tutte le richieste e speriamo davvero che come ogni anno il pubblico faccia la differenza e sia sempre caloroso come è stato l'anno scorso e tutti gli anni precedenti. Non ho dubbi. Adesso ci spostiamo a sabato 28 febbraio, quello che sta arrivando, nello specifico al Galata Museo del Mare a Genova, che aspetterà la giornata conclusiva del premio Duilio Marcante 2015, organizzato appunto dal coordinamento attività subacquee WISP. Esatto, torniamo al Galata dopo l'incontro dello scorso sabato e con la mostra permanente che fa parte del premio Duilio Marcante 2015, visitabile al Museo del Mare dal 7 al 28 febbraio con la grande collaborazione della nostra associazione Wispina Sub Paguro. Sabato sempre al Galata ci sarà la giornata conclusiva. Vediamo qui le immagini dell'edizione passata. Ringraziamo il MUMA, il Galata Museo del Mare per l'ospitalità e per tutto il lavoro che fa, e nell'edizione 2015 il tema del premio sono le immagini che raccontano l'avventura sottomarina, quindi anche la mostra è rivolta tutto a questo tema. E sabato 28 verrà Alberto Balbi, presenterà le avventure del noto fotogiornalista Andrea Ghisotto, e poi ci sarà soprattutto il momento conclusivo di consegna dei premi dell'edizione 2015, quindi il premio Duilio Marcanti a coloro che hanno dato importanti contributi per la salvaguardia e il soccorso in mare, il premio speciale Luigi Ferrari sempre per la salvaguardia della vita umana nell'ambito delle professioni, e poi i ragazzi del coordinamento attività subacquee dell'WISP assegneranno il premio speciale Regione Liguria per chi si sia particolarmente distinto per attività innovative sempre per la promozione della salvaguardia in mare. Quindi appuntamento sabato al Museo del Mare per questa giornata conclusiva del premio Duilio Marcante. Prima Sara, ancora un minuto, la dedichiamo volentieri al premio Active Più, rivolto agli sportivi over 50, promosso da WISP Liguria in collaborazione con Altra Età. Esattamente, iscrivetevi, c'è ancora tempo fino più o meno a fine marzo per l'iscrizione alla seconda edizione del premio Active Più, sportivi over 50 che, compilando un semplice format scaricato dal sito Altra Età, potranno partecipare dimostrando la propria passione per l'attività sportiva e quindi anche vincere importanti premi, tra cui dei viaggi ed altre novità. Daremo tutti i dettagli anche qui nelle prossime puntate. Beh, sicuramente non ci manca veramente non ci mancano veramente gli argomenti, come sempre WISP in prima linea. Abbiamo iniziato con queste bellissime immagini sopra Renzano e siamo finiti a parlare di danza per finire sotto il mare, quindi più di qui non si può fare. Una puntata regionale. Davvero. Grazie a Sara Baldizzone, grazie come sempre, grazie a WISP, grazie a voi per averci seguito. Naturalmente continuate a seguire appunto le informazioni del mondo WISP. Arrivederci.